Buongiorno a tutti e bentrovati con l'informazione di Molise TV. Oggi è martedì 9 febbraio e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. Sanità, l'alternativa di Ruta e Leva. Fermiamo la mobilità passiva e assegniamo il 75% dei fondi al pubblico e il 25% ai privati. Ieri Roberto Ruta e Danilo Leva del PD hanno annunciato il loro piano sanitario alternativo. Cardarelli e Cattolica possono fondersi in un ospedale unico, ma siano chiare le posizioni giuridiche. Nel taglio alto maltempo, firmata la convenzione, sbloccati 3 milioni per pagare i danni. Firmata a Palazzo Vitale la convenzione che permetterà agli enti di intervenire rapidamente per riparare i danni provocati dalle nevicate del 5-6 marzo 2015. E poi inceneritore di Pozzilli, frattura e facciola gettano acqua sul fuoco. Dopo le polemiche sul trasferimento dei rifiuti dall'Abruzzo al Molise, il governatore è intervenuto per chiarire la situazione. Questa mattina la conferenza stampa. Passiamo adesso alla cronaca giudiziaria. Omicidio. Dopo 16 anni arriva la soluzione, caso Masella, il verdetto della Cassazione e Basso Molise si insedia all'organismo di vigilanza delle Carresi, ieri la prima riunione della commissione, Campobasso giunta allargata, resta un'incognita da definire un altro nome dopo Colarusso, Regione Acquedotto Centrale ciocca e incalza, ancora Campobasso, scuola di Via Crispi, i doppi turni hanno le ore contate. Passiamo adesso allo Sport Serie D, Lupi, da verificare le condizioni di Lanzillotta, Aquino e Alessandro. Ancora Serie D, Isernia contestata dopo il pari, roba da pazzi. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto i parlamentari molisani del PD, Roberto Ruta e Danilo Leva, lanciano una nuova proposta per una sanità di qualità. Garantire la salute dei cittadini attraverso un'ottima offerta sanitaria pubblica sostenuta dall'Unimol, la missione dei deputati. E poi vediamo maltempo, convenzione e cronoprogramma degli interventi da attuare nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici straordinari degli scorsi 5-6 marzo. E ancora nel taglio basso rifiuti Molise e Abruzzo al lavoro per creare un'intesa per l'utilizzo del termovalorizzatore dell'area ambiente di Pozzilli. Preoccupazione da parte della delegazione molisana del Movimento 5 Stelle, fissata riunione di frattura e facciola per chiarire la situazione. Continuiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie di Primo Piano Molise. Rifiuti abruzzesi in Molise, la verità del sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, attacca chi oggi grida lo scandalo. Loro hanno firmato le autorizzazioni per l'impianto. Era Ambiente, un termovalorizzatore presente da anni sul territorio. Amministrazioni della zona preoccupati, sale anche la polemica. Stamane la conferenza stampa di frattura e facciola. Nel taglio alto, l'altra riforma. Sanità ha svelato il piano Ruta Leva, i privati non devono sostituirsi al pubblico. I parlamentari Dem illustrano la proposta, ci convince l'ospedale unico a Campobasso, ma cardiologia e oncologia non vanno accreditati in via esclusiva alla Cattolica. E Regione area di crisi, mission romana per definire la mappa degli aiuti. E poi respinto il ricorso della Procura Generale, il giovane morì carbonizzato nel 99, parliamo del caso Masella, la Cassazione non fu ucciso dal cugino. Si chiude una storia giudiziaria lunga 17 anni e nel taglio basso e laterale Campobasso, alunni di Via Crispi smistati in 3 scuole. La soluzione non piace ai genitori. L'Assemblea rifiuta l'ipotesi avanzata dal Comune per evitare i turni pomeridiani. Boiano entrano di notte e passano al setaccio tutte le stanze, abitazione ripulita. I ladri hanno messo KO i proprietari con uno spray soporifero, rubate pure le auto. Vigliaturo, Casa Martina, ha inaugurato il centro di accoglienza per ragazze e madri e Belmonte, galleria chiusa, via libera ai lavori, c'è l'ok del Ministero.
Proseguiamo adesso con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di Vasto. Totem in Piazza Verdi, l'omaggio al pilota Andrea Iannone spacca la cittadinanza. Vediamo adesso le notizie sportive, la mancata risposta per i lupi dal botteghino, un gap di 200.000 euro col San Nicolò più tifosi, ma il dato generale delude. Andiamo adesso avanti con le notizie della Gazzetta del Molise. La prima pagina della Gazzetta del Molise è titolata Sanità, eccellenze e non privatizzazioni. Il senatore Ruta e l'onorevole Leva hanno presentato le proposte di piano sanitario da contrapporre a quelle illustrate dal commissario Frattura. L'Oscar del giorno è stato assegnato a Lucio Pastore, mentre il tapiro a Domenico Di Nunzio. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2, conferenza di servizio sulla metropolitana leggera. Ok, d'ora in avanti i passi da compiere saranno più spediti verso la definizione delle procedure del progetto esecutivo e dell'appalto dei lavori da parte del soggetto attuatore Rete Ferroviaria Italiana. Incontro all'assessorato regionale ai lavori pubblici. E nel taglio basso l'intervento acquedotto centrale, che fine ha fatto? Continuiamo con la lettura delle pagine interne e a pagina 3 vediamo Ruta e Leva ci provano, ma forse è troppo tardi, non ci convince la sostituzione del privato al pubblico. Oncologia e cardiologia del Cardarelli non vanno chiuse. I piani operativi voluti da Frattura sposterebbero il rapporto tra sanità pubblica e privata fino al 52% contro il 48% rispetto ad una media nazionale dell'80% a 20%. Andiamo adesso avanti con le notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto il nuovo assessore Carlo Veneziale incontra la segretaria regionale del PD. E poi Juventus-Napoli, i biglietti tutti esauriti, cresce l'attesa per il big match di sabato sera 13 febbraio. Campobasso all'Istituto Leopoldo Pilla, il progetto di educazione alla legalità a scuola aperta della Polizia di Stato. Will Tecla Boccardo annuncia il 20 febbraio Carmelo Barbagallo in Molise per parlare della nostra sanità. E dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali, leggiamo insieme le notizie della Repubblica. La prima pagina della Repubblica titola con borse la grande paura, l'incubo recessione affossa l'Europa e Wall Street, Milano perde il 4,7%, lo spread sopra 145, offensiva dei governatori delle banche di Francia e Germania, serve un ministro del tesoro dell'Unione Europea e Grillo, libertà di coscienza solo sulle adozioni, unioni civili e gay, la destra attacca Sanremo. Ancora Merkel sfida Putin, un orrore i raid in Siria, migranti, Obama, l'Italia, aiuti dalla NATO. Passiamo adesso alle notizie del Fatto Quotidiano. La prima pagina del Fatto Quotidiano titola con effetto sala a sinistra, liste rosse contro il Partito della Nazione. Sotto il Duomo si rischia la sfida fra tre manager già di centrodestra e nel taglio alto asse Parigi-Berlino contro i titoli di Stato. Risale lo spread. Proseguiamo adesso con le notizie di Libero. In risalto Napolitano, reo confesso, l'ex presidente ammette il complotto anti-Berlusconi ma mette in difficoltà anche Renzi sostenendo che la Germania non si critica. Infine auspica la nascita di un ministero del tesoro europeo che si contrappone a Draghi e alla BCE. Nel taglio basso spread su, borsa giù, cosa fare? Nuovo attacco degli speculatori all'Eurozona e alle banche. Italia e Grecia i punti deboli, meglio tenersi liquido o puntare sui fondi a lungo termine. Continuiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno.
In risalto ad Ozioni, il PD non rinuncia ai senatori Dem, il voto sia palese, la giostra degli emendamenti, Grillo sia al testo, ma libertà di voto sui figliastri delle coppie gay, Renzi resiste al pressing dei centristi di Alfano, nessuno stralcio dal disegno di legge Cirinnà e Ilva Marcegaglia fa un pensierino anche in affitto, oggi la sua proposta ufficiale di acquisizione. Nel taglio alto a Bari scorte antibulli sugli autobus a rischio e il sindaco telecamere su tutti i mezzi. E poi una transazione da 2 milioni a incastrato Consales, il Jeep. Il sindaco pronto a firmare il regalo a Screti. Emiliano cerca il candidato atto da commissariare. E ancora borse, crolli continui, petrolio giù, spread su, Grecia shock, Tsipras sotto sacco. Nel taglio basso assalto al furgone portavalori, chiodi, spari e fuga con 3,6 milioni. Andiamo adesso avanti con le notizie di Avvenire. Unioni civili e adozioni, ora è braccio di ferro, il pressing di Alfano, Renzi, niente stralcio. Oggi la discussione in Senato, da domani via al voto sul disegno di legge con l'incognita del segreto, prova di forza del Premier nel Partito Democratico. E poi i profughi, morte in mare e in terra, strage di bimbi, Merkel spinge sulla Turchia, orrore per i raid russi in Siria e borse a precipizio, lo spread fa paura. Chiudiamo il nostro appuntamento con lo sport e leggiamo insieme per l'appunto le notizie della Gazzetta dello Sport. In prima pagina leggiamo Mancini, la resa dei conti, il tecnico ha avuto carta bianca ma la squadra è scivolata al quarto posto, i dubbi del Mancio, è arrivato Ir, cerca un socio al posto di Moratti, Eder all'attacco, tutto è nelle nostre mani, Icardi può fare 3 gol a partita. E con questo è tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata, arrivederci. Il meteo è offerto da... Signora, dico a lei, ha con sé gli assegni Spendi e Risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e Risparmi conviene. Spendi e Risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e Risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per martedì 9 febbraio. Dopo una breve tregua, le condizioni meteo volgono verso un peggioramento sulla nostra regione. Questo per l'arrivo di una nuova perturbazione. Inizialmente tempo discreto con nubi sparse, già in aumento, dal mattino con qualche fenomeno. Dal pomeriggio sera è atteso un peggioramento per l'arrivo di una veloce perturbazione che porterà piogge ed acquazioni diffusi. Temperature stabili. Vediamole nel dettaglio. Campobasso, minima 6, massima 9 gradi. Isernia, minima 9, massima 13 gradi. Termoli, minima 12, massima 16 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha con sé gli assegni Spendi e Risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e Risparmi conviene. Spendi e Risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e Risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.